Una volta si chiamava la postale, poi si chiamò anche la corriera. Insomma, era un mezzo, era l'unico mezzo per spostarsi un tempo. Oggi invece si chiama Tigrotto e porta i turisti in un'atmosfera da anni 50. Com'è stato questo viaggio? Beh, è un'esperienza veramente particolare. Io comunque vengo da un paese vicino, vengo da Tollo e non conoscevo questa iniziativa. Ho già fatto il tour con questa, cioè, ho già vissuto questa esperienza, però questa volta ho deciso di ripetere perché c'è anche una visita, è prevista anche una visita nella cattedrale di San Giovanni in Venere. Qui si respira un'atmosfera particolare, un'atmosfera di altri tempi. Alla guida Gianluca, che ha diretto i lavori per restaurare questo mezzo. Ci abbiamo messo l'anima, la passione per far tornare questo veicolo a viaggiare nella Costa di Trabocchi, ma non solo, anche su altre occasioni. Nicola e Luciana Civitarese, dunque, com'è nata questa idea? Benvenuti a bordo, vorrei dire, ma ci sembrava doveroso, essendo nel campo dal 1946, ci sembrava doveroso partecipare alla promozione del territorio, e così abbiamo pensato di ristrutturare questo veicolo appunto per usarlo per promuovere il territorio. Come? Un filo magari nostalgico tra il trabocco e il pullman, visto che del 1955, nel dopoguerra, è servito a portare tante persone anche turisticamente sulla costa. Allora questo filo nostalgico noi ce l'abbiamo visto e quindi abbiamo pensato di aiutare tutto l'Abruzzo a ripartire, e mia moglie ha pensato di dare vita a questi programmini settimanali e di promuovere questo con il veicolo. Però ecco, io volevo chiedere un po' d'aiuto alle istituzioni, perché sa, nel dopoguerra, nel 46, non avevamo la burocrazia che purtroppo abbiamo oggi, quindi questa difficoltà di ripartenza, se le istituzioni ci aiutano a sburocratizzare il tutto, noi, i colleghi, tutto l'Abruzzo, tutto il turismo ripartirà. Cosa dicono le persone che hanno provato questo viaggio respirando l'aria degli anni 50? Sì, ha detto bene, perché la particolarità di questo pullman è che tutte le componenti sono autentiche. Infatti, entrando dentro si respira proprio l'odore veramente degli anni 50. Ha un odore particolare, veramente affascinante. È quello che abbiamo voluto comunicare, proprio come dice mio marito, un filo nostalgico che possa un po', ecco, ridare un po' la speranza dopo tutto quello che abbiamo vissuto tutti, ecco. Noi abbiamo proposto proprio veramente oltre i trabocchi anche gli itinerari verso le cantine ortonesi, che ne sono tantissime, quindi è un'altra caratteristica del territorio. Tra l'altro Tigrotto, oppure altri mezzi come Tigrotto, era il mezzo necessario per portare tutte le signore che venivano a, aiutavano nella vendemmia durante gli anni 50, quindi è proprio a tema.